ad una nuova puntata di Terra. Riprendiamo dopo la pausa estiva con questo nostro programma dedicato appunto alla terra, all'ambiente, all'agricoltura e a tutto ciò che gravita appunto intorno alla terra. Riprendiamo a parlare di un argomento attualissimo per il periodo in cui stiamo vivendo, ossia quello della vendemmia, dell'enologia, e lo facciamo con un nostro gradito ospite, Gaetano Liscio. Ciao, ciao, benvenuto. Buonasera. Enologo e tecnico del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino. Esatto, sono l'enologo della cantina sperimentale, una delle eccellenze, diciamo, del territorio, ma una delle aziende, diciamo, delle parti operative del Dipartimento di Agrari. Ci occupiamo di fare sperimentazione in ambito enologico, sia produzione che sperimentazione. Ti spiego perché sperimentare, perché spesso è una cosa che chi da casa sicuramente si può chiedere. Noi praticamente microvinifichiamo in piccolo per provare, testare prodotti nuovi che l'industria enologica ci offre, oppure nuove tecniche di vinificazione. Il vino si è sempre fatto dai tempi dei romani, però sicuramente è cambiato il modo di fare vino, di farlo in modo più sicuro, più sostenibile, ma soprattutto anche un vino migliore, quindi paradossalmente più buono. E quindi noi dobbiamo studiare secondo i criteri della ricerca in modo tale da fare un vino secondo determinati tipi di criteri. Quindi facciamo un vino che si presta alla ricerca. E poi facciamo un vino anche commerciale, dove praticamente il vino va poi sulla tavola delle persone, quindi un vino a tutti gli effetti, con la sua etichetta e messo in commercio. L'enologo è una professione molto interessante, ma anche poco conosciuta. Spiegaci un po' come fare per diventare enologo. Allora, sì, è una figura che è stata introdotta dagli anni 90. E è necessario avere una laurea triennale di enologia, quindi c'è il corso di viticoltura ed enologia, che è un corso delle vecchie facoltà di agraria, adesso si chiamano tutti dipartimenti. Prima era, tra virgolette, più semplice, bastava il diploma da enotecnico, dei famosi 6 anni della scuola enologica. Adesso è stato regolamentato così, c'è la possibilità anche di fare la cosiddetta 3 più 2, quindi la magistrale. È un bellissimo lavoro, perché io ne sono totalmente innamorato, consiste praticamente nell'occuparsi di tutta la filiera produttiva, dall'uva al vino. Quindi l'enologo è un tecnico che sa riconoscere quando l'uva è matura, quindi quando l'uva si deve raccogliere, perché è il quesito più difficile. Quando devo raccogliere l'uva? Ci sono dei parametri che l'enologo riconosce. L'enologo deve comunque riconoscere i difetti, perché sicuramente il vino è un prodotto vivo che va incontro a una maturazione e a una trasformazione, e deve poi metterlo in commercio, quindi si occupa anche di tutta la parte di imbottigliamento. Sì, quindi dalla produzione vera e propria all'imbottigliamento, tutta la catena produttiva dell'uva, dall'uva vino. Quindi è una grande responsabilità. Sì, si occupa di tutte queste cose. Adesso diciamo che sono cambiate anche i criteri, le normative in maniera di etichette, quindi adesso si occupa anche l'enologo, deve sapere anche cosa si può scrivere e cosa no in etichetta sulla bottiglia, perché ci sono le varie normative che sono cambiate. È una figura che deve essere sempre in aggiornamento e non si basa solo su una visione sul proprio territorio, ma è molto globale, europea e mondiale, perché comunque il vino va anche esportato, quindi quando si esporta l'enologo deve sapere anche i vari criteri, le varie leggi dei vari stati. Quindi è veramente una figura dove non siamo solo chiusi in un laboratorio a 360 gradi, facciamo veramente di tutto, ed è anche la cosa più bella. Ecco. Certo, siamo in fase di vendemmia, come dicevamo prima. Come sta andando questa vendemmia 2023? Allora, noi a Chieri abbiamo avuto una vendemmia un po' lunga, nel senso che non si è ancora conclusa, però non possiamo lamentarci, perché è stato sicuramente non abbiamo avuto problemi di grandine, perché ormai la grandine è una, possiamo dire, purtroppo una costante, e quindi purtroppo quest'anno in Piemonte ha colpito diverse zone, quindi i viticoltori, i produttori non sono tutti felici. No. Il Chierese, che è stata una zona spesso colpita, quest'anno non possiamo lamentarci, è stata un'annata molto produttiva, quindi con molta quantità. I bianchi e rosati sono
sono stati vini ottimi, quindi l'uva ha avuto una buona maturazione. Sui rossi diciamo che su alcune varietà abbiamo avuto un po' di difficoltà ad arrivare a maturità. Adesso che siamo al 13 di ottobre praticamente siamo quasi in conclusione. Quest'annata è stata un'annata tra virgolette normale, cioè siamo ritornati ai momenti normali di vendemmia. Il Nebbiolo si chiama così perché si raccoglie con la nebbia. Ecco, adesso eravamo abituati che metà agosto, metà settembre finiva tutto, quindi in un mese. Adesso questa annata ci ha riportato un po' ai vecchi ricordi, diciamo così, quindi alla normalità. Speriamo che sia ancora così, perché comunque abbiamo avuto una primavera molto piovosa, un'estate calda, che diciamo ha riportato un po' i ricordi dell'annata scorsa, che è stata molto siccitosa. Quindi diciamo che ci siamo un po' ripresi. Il problema siccità non deve essere però dimenticato, perché dobbiamo noi tecnici, i produttori, anche le istituzioni pensare al problema essere siccità, pronti. Essere pronti, perché veramente il tempo è folle, non possiamo più affidarci, diciamo, oggi può essere una giornata, sì, imprevedibile. Domani, imprevedibile. Quindi dobbiamo assolutamente, soprattutto sulla vite, che è una pianta che si presta benissimo a momenti di siccità limitati, non infiniti. Quindi dobbiamo capire come gestire determinati momenti. Diciamo che l'euforia della fine vendemmia e della buona annata, che per chi può dire che è una buona annata, non deve farci dimenticare però i problemi dell'anno scorso, dove abbiamo avuto una buona qualità ma pochissima quantità. Quest'anno abbiamo avuto una buona quantità, forse troppo, e una qualità buona, non buonissima ma buona. Quindi dobbiamo però non farci ubriacare, visto il tema, dai buoni risultati. Poi ovviamente io posso parlare in linea molto generale, perché comunque ci sono state zone che sono state colpitissime e che addirittura hanno raccolto ben poco. Quindi purtroppo la gestione del gruppo Grandine è una gestione che ci sono passato nel 2019, molto difficile, molto difficile. La soluzione spesso della famosa rete anti-Grandine potrebbe non essere solo il male, diciamo la soluzione a questo male, quindi non è facilissimo, ecco, certo, riprendere a tale problema, anche perché non c'è soluzione quando cadono delle palle di ghiaccio, cose, si può fare ben poco. Quindi approfitto anche per esprimere, diciamo, la mia solidarietà, perché so cosa significa, quindi non è bellissimo. Quali sono i vitigni, le qualità di vino, di viti che più si adattano al nostro territorio, al canavese e al Piemonte in generale? Allora, sicuramente qui siamo in terra di Erbaluce e Nebbiolo, che sono dei vitigni antichissimi e che si sono, diciamo, radicati nel passare degli anni. Sembra una risposta un po' scontata, ma in realtà è la verità, perché l'Erbaluce poi come vitigno a bacca bianca si presta a diverse tipologie di vino, dal passito allo spumante metodo classico. Ci sono tantissime cantine che fanno spumante metodo classico buonissimi, di livello elevato, e basta pensare poi ai nebbioli di Carema, quindi diciamo si gioca semplice in canavese. Ci sono visto che parliamo di siccità, di problematiche, ci sono dei vitigni che si prestano benissimo, possiamo dire, a condizioni estreme. Nebbiolo sicuramente, voglio citare la mia Freisa, che è una varietà che ha un grappolo un po' spargolo, sembra quasi sempre un po' appassito che non ce la faccia, ma in realtà è molto stoico e eroico, ma anche l'Erbaluce è un vitigno che si presta a diverse difficoltà, basti pensare alle difficoltà sia climatiche ma poi di conseguenza anche fitosanitarie, quindi alle varie malattie. Due vitigni che sono stati premiati nel 2022 con la Freisa e nel 2023 l'Erbaluce. Possiamo dire che sono, diciamo, l'esempio della staffetta, diciamo, del cambio testimone. Quindi sì, è bellissimo questa manifestazione, questo premio, diciamo, che si dà ai vitigni di anno in anno per, diciamo, invogliare dare maggiore attenzione, perché spesso
di Fresa si sente poco parlare, anche se è un vitigno coltivato in tutto il Piemonte. Adesso non c'è zona in Piemonte che non faccia Fresa e non fanno vini Fresa. E la stessa cosa dell'Erbaluce, che è un vitigno, secondo me, forse mi permetto di dire anche un po' bistrattato, ma che ha delle potenzialità notevoli. Quindi come territorio è potenzialmente importante il Canavese? Sì, assolutamente sì, io ci sono legato per varie esperienze enologiche, la mia prima vendemmia è stata a Canavesana in Piemonte, quindi sono strettamente legato al Piemonte e quindi al Canavese, che è una zona affascinante, è una zona bellissima e si può e si deve fare viticoltura e vino. Certo, la cultura della vite, cioè noi siamo abituati ad avere il prodotto finito, ma c'è un passaggio e un lavoro molto duro in più mesi dell'anno. Assolutamente sì. Come ti ho detto prima, si è sempre fatto vino, però se si è sempre fatto vino è perché c'è sempre stata l'uva. L'uva e quindi la vite è una pianta che nasce selvatica e che l'uomo ha domesticato con i vari lavori. È una pianta che però spesso la cultura della vite viene dimenticata, abbandonata perché è veramente difficile. C'è il lavoro da fare tutto l'anno. Adesso stiamo per finire, ci saranno probabilmente per chi le fa le concimazioni autunnali e poi iniziano a cadere le foglie, le potature, poi i lavori di correzione dei pali, dei fili e poi già iniziano comunque c'è il pianto, quindi in primavera c'è il risveglio vegetativo, c'è un lavoro che va fatto tutto l'anno. Non è un lavoro semplice perché poi in primavera ci possono essere tante piogge, la difesa fitosanitaria che deve essere fatta con criterio, non è facile. Poi capisco i viticoltori, soprattutto in zone come il Canavese, che spesso ci sono diverse altitudini, quindi non è facile, spesso ci sono vigneti impervi, difficili, infatti si parla spesso in Canavese di viticoltura eroica, non a caso. E poi può capitare, come dicevamo prima, della grandine, quindi i viticoltori sono gli eroi moderni, lo erano in passato, lo sono ancora tuttora. Dicevamo che la vite può anche andare incontro a malattie. Assolutamente. Storica, malattia comunque è da parecchi anni che in Piemonte c'è, che quella della flavescenza dorata. Attualmente esiste ancora, è ancora problema? Cioè, sì, perché presenta possiamo, ancora un problema. Assolutamente, attuale. Non voglio fare il catastrofico, ma diciamo che quando una pianta mostra i sintomi è difficile trovare un rimedio. Il rimedio migliore è la prevenzione, quindi la malattia avviene per via di un vettore, di una cicalina, lo Scaphoideus titanus, che trasmette quindi un fitoplasma che porta a questa malattia. Sicuramente bisogna, da parte del viticoltore, quando ci sono i bollettini della regione, quindi fare nelle varie zone i trattamenti obbligatori nel periodo, diciamo, idoneo, indicato. Nel periodo invernale e poi quando c'è tempo, segnare le piante malate ed estirparle, ma soprattutto gestire il selvatico. Perché il problema di questi vigneti malati è che spesso c'è del selvatico intorno che non viene gestito. Non è una malattia molto semplice, però soprattutto su determinate varietà diciamo che diventa un vero e proprio flagello. Per esempio una varietà che mi viene in mente è un vitigno molto sensibile alla Barbera. Diciamo sul Nebbiolo già abbiamo risultati diciamo migliori, però comunque la difesa fitosanitaria con i trattamenti indicati dalla regione, in alcune zone se ne fanno due, in altri uno e così via, deve essere fatto. E quella è una responsabilità del viticoltore, del tecnico, farlo e aiutare diciamo la pianta a difendersi da questa malattia che comunque è sempre importante. Tu dicevi prima che l'enologo si occupa di vino a 360 gradi. Cioè, si parla tanto di Made in Italy. Ok. Come potenziare davvero questo Made in Italy anche all'estero, ma soprattutto in Italia? Quindi come fare, come consigliare poi chi acquista vino ad acquistare vino italiano? Allora, questa è una domanda però difficile, dove risposta forse non c'è una risposta semplice, una risposta immediata. Sicuramente bisogna lottare molto con chi ci governa per tutelare
i nostri prodotti. Da parte nostra sicuramente dobbiamo puntare sempre su prodotti di qualità. Quindi sembra una risposta scontata, ma in realtà è la risposta vera. Quindi noi dobbiamo lavorare in modo da fare sempre prodotti sostenibili, prodotti buoni, veri, che nascono dall'uva, che sempre abbiamo fatto, ma continuare con prodotti anche nel packaging più semplici, più immediati. Dobbiamo arrivare anche a clientele più giovani, a clientele anche non europee, quindi mondiali. Il vino è un prodotto che unisce tutti, ha sempre unito i popoli e sempre lo farà. Sta a noi rendere il vino più immediato, più smart, più sicuro, più protetto da imitazioni, perché questo può succedere. E quindi sta a noi creare dei marchi molto forti. In Piemonte, in Italia, ci sono le denominazioni di origine che sono sicuramente un buonissimo punto di partenza. Quindi creare una filiera del vino, se così sì, vogliamo. Possiamo dire che già ci sono adesso. Poi sicuramente noi possiamo lavorare, e chi di dovere lavorare meglio per snellire la burocrazia, tutelare per esempio i produttori, perché adesso per quest'anno non ci sarà l'obbligo, ma nel prossimo anno ci sarà l'obbligo di indicare in etichetta la famosa frase che il vino nuoce alla salute, piuttosto che tutti i vari ingredienti, i vari allergeni, che è giusto ma non giustissimo, cioè nel senso che sicuramente il prodotto vino ha un livello di alcol, però anche altri prodotti ce l'hanno, quindi poi non voglio, diciamo, entrare in un territorio minato. Un bicchiere di vino non ha mai non fatto ha male. Mai fatto male a nessuno. Anzi, una volta, specialmente chi lavorava in campagna, era un salvavita. Assolutamente, zucchero, assolutamente, quindi assolutamente, assolutamente. Diciamo che però è una tematica molto delicata, però chi di dovere e anche noi tecnici, i produttori, dobbiamo far sentire la nostra voce, perché appunto si gioca del nostro futuro e delle nostre sorti, soprattutto perché se si pensa all'Italia e si pensa al vino, un perché ci sarà. Certo, e effettivamente i produttori, pensiamo anche alle cantine, cioè nel nostro territorio ci sono cantine più piccole, cantine più grandi, hanno a che fare anche con dei costi importanti, delle spese da sostenere. Certo, diciamo che a me viene subito in mente il costo dell'energia elettrica, perché molte aziende hanno dovuto comunque andare incontro a bollette, a rincari importanti. Mi viene in mente anche, adesso diciamo si spera si sia tornata alla normalità col prezzo del cartone per le scatole, del vetro, dei tappi. Quindi dobbiamo, diciamo, andare incontro i tecnici, i produttori anche a queste spese. Non è semplice e queste possono influire anche sulle scelte enologiche, perché comunque per esempio ci sono varie fasi del processo dove c'è bisogno di tenere dei macchinari accesi, e se questi sono accesi e il costo di energia elettrica aumenta, il produttore può decidere cosa devo fare. Sicuramente una risposta è aumentare il costo del prodotto finito, però io dico sempre che bisogna stare attenti, perché il prodotto vino è un prodotto che comunque non è fondamentale per vivere, è importante perché a noi piace, sono il primo che acquista vino, però c'è sempre una corda, certo, molto sottile che si può spezzare, quindi il produttore non deve rincarare troppo. E anche chi ci tutela, chi ci governa deve aiutare il produttore, che non deve perderci. E si va sempre a finire che è la politica che deve aiutare, assolutamente dare dei sostegni concreti a, assolutamente poi sì, in agricoltura. Anche, è un settore che è stato tartassato. Assolutamente. Diciamo che chi ci perde, poi il rischio di chi può perdere da questi problemi può essere il consumatore, perché poi è costretto a ricadere magari su prodotti di bassa qualità. E quindi se la qualità ha un costo è giusto, ma non troppo. E tutti hanno ragione in questo sì, contesto. Certo, anche perché se una famiglia può permettersi soltanto, cioè, un determinato budget per l'acquisto delle materie prime, non può. Però non dobbiamo disperare, no, nel senso che sicuramente diciamo anche il contesto globale dei vari conflitti può influire, e quindi
dobbiamo tenere duro, perché il mondo enologico ha retto a un'emergenza che era quella del Covid, che sicuramente ci sono stati problemi maggiori, però anche chi vende vino, chi esporta nel mondo, ha avuto problemi nella vendita del vino. Ha quindi delle famiglie da mantenere, magari dipendenti da sostenere. Quindi se siamo riusciti, diciamo, a rispondere in modo positivo a questa problematica, sicuramente riusciremo a rispondere, voglio essere abbastanza ottimista, a rispondere, diciamo, a questa problematica dei costi e diciamo sta anche a noi capire quali sono, dove si può intervenire magari anche nelle migliorie. Per questo ritorniamo al discorso cantina sperimentale, nelle migliorie nella vinificazione, quindi migliorare, lavorare in un certo modo, magari migliorare in modo più sostenibile, sì, meno dispendioso. Questo sicuramente è nelle nostre corde e possiamo farlo. Quindi un grande lavoro quello che l'Università di Torino sta facendo anche assolutamente per questo sì, settore. Assolutamente sì. Diciamo che per l'Università di Torino avere una cantina che ha un registro di imbottigliamento, che produce, che ha bottiglie in commercio, è come se l'università si mettesse capofila del certo. buon esempio. Quindi è un bellissimo esempio. Anche perché è una cantina che produce, assolutamente, in prima persona. Assolutamente, facciamo 10.000 bottiglie l'anno di media, dei vini diciamo a denominazione piemontese, quindi noi rientriamo nel consorzio del Freisa di Chieri e Collina Torinese, quindi facciamo sia Freisa di Chieri, Torinese Barbero, Bonarda, quindi facciamo vini DOC, quindi ci mettiamo in gioco e quindi siamo al fianco di produttori per aiutarli a lavorare meglio, ad avere le conoscenze, perché certo. è quello che deve fare l'università. E quindi nella ricerca e nella produzione siamo presenti. Bene, grazie di questa chiacchierata. Speriamo che sia la vendemmia si concluda in modo positivo. Ma sicuramente. E speriamo anche nel prossimo anno che le condizioni meteorologiche siano favorevoli. Lo speriamo tutti. Grazie. Grazie a te. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata sempre con Terra. Mi raccomando, continuate a seguirci su www.ontvweb.it, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. Alla prossima settimana!